Il turnover, Presidente, è passato dal 10 al 30%, un bel segnale. Quali prospettive per il futuro? Perché ovviamente i reparti devono poi essere riempiti dal personale che sappia lavorare, naturalmente dare il meglio. Quella del blocco del turnover è stata uno dei punti più antipatici del commissariamento, perché da anni oltre 100 unità che escono ogni anno ne potevano rientrare solo 10. Abbiamo già ottenuto che questa performance potesse arrivare al 30% dall'anno scorso, e questo si vede perché stanno aumentando di molto le deroghe. La cosa importante è che grazie alle reti di cura ora sappiamo dove mandare questi operatori che vengono assunti a tempo indeterminato. E se continueremo così, questa percentuale io sono convinto che il governo ci permetterà di aumentarla, perché noi dobbiamo ricordare, sono tanti anni che siamo commissariati e forse qualcuno se lo dimentica, che il blocco del turnover è un meccanismo che vieta al Lazio di assumere oltre prima al 10%, ora il 30% di coloro che escono ogni anno. Se continuiamo così, torneremo anche nel Lazio presto a livelli scambio degni di questo nome. Grazie. Stiamo vedendo che effettivamente l'ospedale migliora giorno dopo giorno, e l'abbiamo chiesto, sì, è passato il turnover dal 10 al 30%, sì, ma certamente ci sono notevoli ancora carenze e attese lunghe. Ma allora, le attese ci saranno sempre in sanità, il problema non è tanto l'attesa ma è come l'utilizzo dell'ospedale. Allora, e questa è una prima parte. La seconda parte è che i reparti in questo momento godono, grazie alle deroghe avute, di una relativa tranquillità. Naturalmente abbiamo chiuso le dotazioni organiche, e sulle dotazioni organiche abbiamo inserito tutte le unità in eccedenza che ci interessano e ci servono nel rispetto del budget, e quindi riteniamo che certamente dopo il superamento del tavolo che la Regione ha con il MEF, il Ministero, e col Ministero della Salute e della Sanità, automaticamente poi ci sarà l'ulteriore sblocco di quello che interessa. Naturalmente noi adesso dobbiamo avere e dare priorità non solo all'ospedale ma pure al territorio, perché ricordo che la ASL è composta da 28 comuni, da 4 distretti, da poliambulatori e da dipartimenti che hanno delle funzioni che non si vedono ma che tutti i giorni si percepiscono nel benessere di tutti, come per esempio il dipartimento di prevenzione.